Ministro, è doveroso partire dall'Emilia. A che punto siete con i lavori? Quando arriverà questo commissario? Beh, i lavori dipendono in questo momento dal commissario delegato, dal presidente della regione, al quale abbiamo dato il compito, come per prassi, di coordinare e gestire la fase dell'emergenza, che è la prima fase alla quale bisogna prestare particolare attenzione, anche con le risorse che abbiamo deliberato. Ulteriori 200 milioni rispetto ai 30 milioni dei primi giorni, con i quali bisogna far fronte alle spese di emergenza. C'è poi l'altra fase, che è quella della ricostruzione, alla quale si arriva dopo aver definito il piano degli interventi. Dobbiamo capire dove è necessario ricostruire, come si può ricostruire e poi si procederà alla nomina del commissario straordinario, che avrà tempo limitato nella scadenza che fisseremo con un'apposita norma di legge per gestire e definire la ricostruzione.